il presente avrà chiuso la sua porta dietro il mio tremulo soggiorno. Il mese di maggio batte come ali le sue liete foglie verdi, morbide come seta appena filata. Diranno i vicini: era un uomo avvezzo a notare queste cose. Se accade al crepuscolo, quando come il battito muto di una palpebra, il falco umido di rugiada fende le ombre per posarsi sul rovo montano piegato dal vento, un testimone può pensare. Per lui doveva essere una scena familiare. Se me ne vado nel nero di una notte, felpato e caldo, quando il riccio si aggira furtivo per il prato, uno può dire: lui voleva che queste innocenti creature non fossero maltrattate, ma per loro poteva fare poco, e ora è andato. Se alla notizia che infine ho pace, staranno sulla porta a guardare i cieli stellati che l'inverno vede, sorgerà questo pensiero in chi non incontrerà più il mio viso. Era uno che aveva l'occhio per questi misteri. E qualcuno dirà, quando la mia campana di congedo si fa udire nel buio e una brezza viene ad aprire una pausa nei rintocchi finché riprendono, quasi venissero da una campana nuova: ora non lode più, ma era avvezzo a notare queste cose.